Buongiorno a tutti. Com'è? Tre minuti e partiamo. Bene, ci sono. Allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento Matteo Risponde, il primo istituzionale da Palazzo Chigi. E, come forse molti di voi sanno, comunque qualcuno di voi sa, l'hashtag Matteo Risponde è un hashtag che io ho utilizzato per un dialogo su Twitter con molti amici o followers che seguono questo social media. E credo sia opportuno, positivo, se partiamo subito con un 40 minuti di botta e risposta. Partirei da Fabrizio Brancoli o Brancoli, che dice: Matteo Renzi, 2 ore fa il Papa ha risposto agli operai lucchini di Piombino. Tu vuoi dire qualcosa sul loro futuro? Credo che proprio oggi firmiamo il protocollo d'intesa sul futuro di Piombino. Ci saranno i ministri dello sviluppo economico, il presidente del ministro del lavoro, il presidente della regione Enrico Rossi, con il sottosegretario Del Rio e presidente regione. È evidente però che la chiusura dello spengimento dell'alto forno è una brutta notizia per la città, con il protocollo di una pessima notizia, una devastante notizia per la città. La ripartenza però di Piombino passa attraverso una serie di azioni puntuali che abbiamo inserito nel protocollo d'intesa, oltre che ovviamente dalla capacità degli investitori privati di dare un futuro a questa terra che, come immaginate, è particolarmente, alla quale siamo particolarmente legati. Però oggi firmiamo il protocollo d'intesa sul futuro di Piombino con ministri e presidente regione.
toscana. E questa è la prima risposta che diamo a Fabrizio. Andiamo avanti. Ci sono alcune domande sul PD, come immaginate le salto, nel senso che trovo che sia più corretto che rispondere alle questioni istituzionali e non alle questioni più strettamente politiche. Io col nuovo profilo di Twitter non è che mi ci trovi benissimo, andiamo avanti. A parte quello vecchio ancora su qui, ma è il computer. È un problema di rete però qui, Filippo. Matteo risponde, riproviamo a dargli, vediamo se se lo... Eccolo qua, bene. Vabbè, al di là delle battute... è giusto togliere ai giornali i ricavi dagli annunci degli enti pubblici? Non acuirà la crisi della carta stampata, mi scrive Andrea Ambrosino. Capisco di cosa stiamo parlando. Nell'operazione della spending review abbiamo scelto di tagliare diversi investimenti che vengono fatti anche dal pubblico. Uno di questi è l'obbligo per chi fa gare di mettere il bando, in alcuni casi anche l'aggiudicazione del bando, su dei giornali, cioè praticamente si obbliga il vincitore della gara a comprare degli spazi, e vale un'operazione che vale 100 milioni di euro in un anno del pubblico, e noi con questi 100 milioni di euro risparmiati pensiamo che oggi sia il momento di Twitter, di Facebook, di internet, vale a dire non ci sia più bisogno di obbligare a comprare degli spazi sui giornali, a meno che non si ritenga questo un indiretto finanziamento all'editoria, perché con internet oggi si fa molto più semplice. Per me è giusto, rispondo, siamo nell'era dell'innovazione e della digitalizzazione, e sono 100 milioni di euro l'anno di risparmi per il cittadino. Per il cittadino non lo mettiamo, che se no non ci sta. Andiamo avanti. Qui sono tutti quelli sugli... lo annuncio prima, se il Matteo risponde deve essere l'occasione per le bombe di catene, come quelle che stanno facendo in questo momento i ragazzi gli studenti di medicina e delle specializzazioni, non ha senso. Noi risponderemo a questo tema, però lasciamo che sui singoli argomenti ci sia non soltanto un singolo argomento come quello dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, numero chiuso, servizio specializzandi e tutto il resto, altrimenti diventa un dialogo a senso unico. Io continuo a segnalare che c'è un problema di rete, perché tutte le volte che do la richiesta di... vediamo se ce l'ha... eccolo qua. Ma cos'è il problema della rete di Palazzo Chigi, Filippo? No, funziona. Ecco. Bene, vediamo il Matteo risponde. Vediamo se ce la facciamo. 20 nuovi risultati, dai. Perché se non siamo in grado di risollevare l'Italia dopo che noi contribuenti abbiamo investito i miliardi in questa azienda? Sasha Amorotti, siamo in grado. Aspettiamo la proposta ufficiale Etihad, poi giudicheremo. Giudicheremo non è corretto, poi agiremo di conseguenza. Marò, c'è Matteo, qui c'è una polemica rispetto alla questione di Marò, seguiamo la vicenda dei Marò tutti i giorni. Suggerirei di toglierla il prima possibile dalla campagna elettorale. Avete visto che nei giorni scorsi qualche partito ha utilizzato il tema dei Marò per la campagna elettorale. Francamente è stato, secondo me, sbagliato. È un tema vero che riguarda il diritto. Noi non stiamo chiedendo che i Marò non siano processati, che i nostri due fucilieri di Marina, stiamo chiedendo che il processo sia fatto secondo le regole internazionali e sulla base del rispetto del diritto, e non attraverso altri tipi di intervento.
Riesci anche a rimettere Christian Capuani l'architettura e il riuso al centro del dibattito politico? Questo è un bellissimo tema, mi piacerebbe parlarne, non credo che sia questa l'occasione. Ricordo che il presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy nel 2007 fece un bellissimo discorso sull'architettura che salva il mondo, l'architettura che è in grado di dare un futuro al mondo. Naturalmente si potrebbe stare a discutere sia sul testo di Sarkozy sia sulla presidenza di Sarkozy che su quanto sia interessante affrontare il tema dell'architettura e del riuso. Per me, che ho fatto il sindaco di una città, forse la prima grande città che ha scelto di fare un piano strutturale volumi zero, è un tema interessantissimo. Da presidente del Consiglio scrivo che tema affascinante. Andrò a trovare Renzo Piano nel suo studio di senatore a vita. Lui ha fatto uno studio particolarissimo, una cosa molto molto bella che ha fatto nel Palazzo Giustiniani con un gruppo, e ha messo i denari che riceve come senatore a vita a servizio di alcuni ragazzi, di alcuni progetti di ricerca nei primi giorni di maggio. Alessandra, il tema naturalmente, argomento soprattutto scuole, soprattutto, vabbè, qui non lo metto, non ci sta, però il concetto è che a Cristian hanno risposto in modo molto più approfondito a voce che non con un singolo tweet. Alessandra, non si può fare nulla per velocizzare la percorrenza e migliorare le condizioni dei treni del sud? Sì, dai un occhio in particolar modo alla campagna. Dobbiamo utilizzare meglio, mettiamola così, cara Alessandra, dobbiamo utilizzare meglio i fondi europei. Ne parleremo la settimana prossima. Dobbiamo utilizzare meglio i fondi europei, che sono tanti e spesso non spesi o spesi male. Il gap infrastrutturale che c'è al sud è fatto apposta. L'unico modo che abbiamo per colmarlo è veramente utilizzare in modo diverso i fondi strutturali e i fondi dell'Unione Europea. Su questo la settimana prossima faremo un incontro ad hoc, probabilmente quella immediatamente successiva, nei prossimi 10 giorni. Lanceremo anche una iniziativa puntuale, però insomma ci rimango un po' male quando penso a come alcuni paesi europei abbiano speso in modo straordinariamente giusto e corretto i propri denari europei e come invece noi abbiamo, diciamo la verità, buttato via in troppi casi le risorse che venivano dall'Unione. Poi uno dice: è colpa dell'Europa. No, è colpa dei politici italiani che hanno fallito, è colpa dei burocrati italiani che hanno fallito, è colpa dei dirigenti italiani che hanno fallito. Se sono stati spesi male i soldi europei, non si può dare la colpa all'Europa. Ne riparleremo. Ti impegnerai in prima linea per promuovere la cultura digitale in Italia, dove il 40% della popolazione non accede a internet. Il 40% mi sembra un po' tanto, il 40% mi sembra alto come dato. Comunque assolutamente sì, sto rispondendo a Andrea Latino, è assolutamente sì. Aggiungo innovazione, diciamo digitalizzazione come strumento di riforma della pubblica amministrazione, e questo è un tema. Giuseppe Evangelisti, mi dici due cose che farai per la lotta alla mafia? Siamo già partiti con l'approvazione del 416 ter. Mi fa ridere che qualcuno ha detto: ah, ma il 416 ter, le pene sono state abbassate. No, più correttamente le pene non c'erano prima, cioè l'abbiamo introdotto noi, il voto di scambio mafioso, diciamo così. Ma il punto è più ampio, riguarda una cultura della legalità. Segnalo nomina Cantone, e purtroppo qui sono stato troppo lungo, eccolo qua, che riguarda non necessariamente la mafia, ma più complessivamente l'anticorruzione, è un tema molto molto interessante e significativo, lo riprenderemo. 180 nuovi risultati, finalmente stiamo partendo. Volete aiutare i nostri figli? Paola Scioscia, Congo Mamma, ho alle 15 appuntamento telefonico con Kabila, che è il presidente del Congo. A quando
una riforma dei nuovi poveri con la partita IVA. Noi sulla partita, sui temi delle partite IVA non siamo intervenuti perché, come sapete, gli 80 euro sono quelli che qualche milionario dice: ah, 80 euro, che ci fa uno con 80 euro? Provate a vivere con 1000 euro al mese e dimmi se 80 euro al mese fissi per sempre, non una tantum, fanno o non fanno la differenza, perché chi si permette oggi di dire che 80 euro non fanno niente sono quelli che sono pieni di soldi. Chi invece fatica a arrivare alla fine del mese sa che anche soltanto 80 euro al mese e ripetuti tutti i mesi possono fare la differenza. Dicevo che questo tema degli 80 euro riguarda 10 milioni di italiani, non riguarda però le partite IVA, e io ho preso impegno con partite IVA, incapienti e pensionati di proseguire nel lavoro iniziato con i dipendenti di abbassamento tasse. Qui ho scritto incipienti, incapienti. Eccola là. Proseguire nell'abbassamento tasse. Proseguire in abbassamento tasse. Ale. Ok, tagliare stipendi ai burocrati. Voi sapete che abbiamo messo un tetto allo stipendio massimo di chi lavora nella pubblica amministrazione, 240.000 euro. Qualcuno si è lamentato. 240.000 euro sono 20.000 euro al mese. No, ma di che ti lamenti? Vabbè, lasciamo stare. Mi hanno detto che è demagogia. Sarà anche demagogia, mi sembra un principio di buonsenso che ci fa ritornare al grande messaggio di Adriano Olivetti. Dice: ma perché non tagli anche ai parlamentari lo stipendio? Facciamo di più. Scrivo a Coca Politic, spero non ci sia un collegamento tra la Coca e il politico. Facciamo di più, tagliamo direttamente un terzo dei parlamentari, che è l'operazione di riforma del Senato. E qui ci piazzo all'asta grande anche l'hashtag che ci sta proprio bene con la volta buona. Andiamo avanti. Come vuole gestirla l'emergenza immigrazione? Ale Berti, è abbastanza stravagante che in Italia le emergenze immigrazioni siano sempre in campagna elettorale. Cioè, si pone il problema dell'immigrazione non tutti i giorni dell'anno, tutti i mesi dell'anno, ma quando si arriva verso la campagna elettorale, tac, problema immigrazione. Nel merito non c'è dubbio che esista un problema. L'operazione Mare Nostrum ha salvato molte vite umane. È un'operazione che però va registrata, e su questo noi lunedì mattina alle 10 incontriamo il Ministro dell'Interno, il Ministro degli Esteri, il Ministro della Difesa, Servizi Segreti, tutte le strutture che si occupano della gestione dell'emergenza, perché credo che l'operazione Mare Nostrum, che è stata avviata dai precedenti governi, vada verificata. Strano che si parli di emergenza o immigrazione solo in campagna elettorale. Voglio dire che non ci siano problemi, non li nego, dico soltanto che se ci sono, ci sono sempre, non è che ci sono soltanto quando manca un mese alla campagna elettorale. Lunedì mattina comunque a Chigi 10, riunione con interni, esteri, difesa, DIS, che sarebbe la sigla dei servizi, e la polizia, e va bene. Per Genova sarebbe importante conquistare smantellamento Concordia. Il governo che posizione ha in proposito? Davide Mazzarello, siamo orientati a... No, stiamo lavorando perché smaltimento sia in Italia, poi vediamo. E va bene. Silvia Blu. Oltre auto blu toglierete scorte, non sarebbe meglio mandarli in strada per sicurezza cittadini? Dunque, autisti di auto blu, sapete che abbiamo messo il tetto, soltanto 5 auto blu a ministro al massimo, autisti di auto blu che sono poliziotti torneranno in servizio operativo. Sulle scorte decidono i prefetti.
e quindi possiamo fare un po' meno di quello che faremmo da soli. Andiamo avanti, ce ne sono tante. Ci spieghi come saranno le città metropolitane e quanto incideranno sul bilancio dello Stato? Ovviamente ciascuno qui è un tema che richiede come salviamo Pompei, sempre più gli studenti donne non beneficiari, non possiamo incentivare la previdenza complementare per i lavoratori a tempo determinato. Allora andiamo con ordine, proviamo intanto a dare un 238 nuovi risultati, proviamo a dare uno scrollone. Credo che l'Italia abbia bisogno di ripartire anche dalla cultura e dall'istruzione, ricordando l'odierna giornata del libro. Assolutamente d'accordo, ma dobbiamo anche avere il coraggio, caro Lorenzo, di cambiare gli schemi. Per esempio, chi l'ha detto che l'intervento privato nella cultura faccia male? Ma di che parliamo? Cioè, non è che la cultura è quella cosa che teniamo in mano ai sovrintendenti, i quali centellinano e elemosinano singole iniziative, incentivando fondi privati, ad esempio. Magari Andrea Sarubbi può consigliare a Matteo Renzi di mettere il punto prima del reply, di Matteo risponde così si legge in tutto in... Anche no, sai che noia per l'ATL, Ale, questo ho fatto una risposta più tecnica, andiamo avanti, abbassare le tasse alle imprese non crea nuovi posti di lavoro, servono misure dirette come il reddito minimo di cittadinanza, questa è una tesi abbastanza originale, cioè che per creare lavoro si debba fare il reddito minimo di cittadinanza è una tesi che diciamo la maggior parte degli economisti non condivide. Detto questo, il punto vero è che abbassare le tasse alle imprese, cosa che abbiamo fatto, ovviamente è giusto e doveroso, così come è giusto e doveroso abbassare le tasse alle famiglie e ai lavoratori. Il tema è, non è possibile continuare con un sistema per il quale le tasse crescono nella erronea convinzione di aumentare i servizi. Lo Stato deve restituire qualcosa. Qui sta il grande valore degli 80 euro. Per la prima volta un governo restituisce agli italiani. Anziché dire aumentiamo le tasse, le abbassiamo. E credo che questo sia il fatto più importante. Tesi non condivisibile. O almeno, io non sono d'accordo. Sul fatto che il reddito minimo di cittadinanza crei posti di lavoro. È misura di giustizia sociale. Poi c'è il reddito minimo di cittadinanza, che è una cosa. E poi ci sono altri strumenti. Il reddito minimo di cittadinanza presuppone che anche il riccone abbia il reddito minimo, cioè che abbia una indennità. Questo è il reddito minimo di cittadinanza. Per il fatto stesso che sei cittadino, hai un denaro. Poi c'è l'assegno universale di disoccupazione, che è una cosa diversa, se volete ne parleremo in un'altra vicenda. Abbassare le tasse è giusto e doveroso, e noi lo facciamo. Gabriele Asre, salve Presidente, per la detrazione IRPEF il calcolo va fatto sul CUD. Non si tratta tecnicamente di detrazione IRPEF, anche perché a regime sarà una misura di contributi su, diciamo, contributo sugli oneri, di abbassamento del costo degli oneri, ma di un bonus di 80 euro. A regime sarà intervento sui contributi sociali. Meno parole più fatti, quando, qui non ti rispondo, siamo a fare i fatti, quindi va bene. Perché lei e i suoi ministri chiamano professoroni persone con una cultura istituzionale e giuridica maggiore della sua? Le garantisco che non solo i professori hanno una cultura giuridica maggiore della sua,
della mia e della sua. E forse della sua. Abbiamo, ma non deleghiamo le riforme ai prof. Ale, vai. Il lavoro nero come lo intendi risolvere? Il tema dell'emersione, no, sono domande pratiche, no? Cioè, risulto inoccupato quando poi non lo sono, scrive Francesco. L'emersione del sommerso è uno dei grandi temi riferivo anche prima quando parlavo di cultura della legalità. Ma bisogna anche, questo lo scrivo, semplificare le norme, ma le aziende vanno aiutate anche, vanno aiutate semplificando, riducendo burocrazia. Allora, vediamo se riusciamo a starci dentro. Ovviamente no, vediamo che semplificando. Ok, andiamo avanti. Il mio tweet a Franco Andreozzi è stato inviato, andiamo a fare un po' di altri 260 nuovi risultati. Scuola e cultura ai privati, lo Stato venderebbe il suo futuro. Avete visto come diventa immediatamente scuola e cultura ai privati aver semplicemente detto che bisogna incentivare l'utilizzo anche dei fondi privati sulla cultura. Vabbè, lo affronteremo al momento opportuno. Per Matteo Renzi, Matteo risponde, scrive Paolo Cocconi, se io guadagno 3.000 euro al mese, perché date il bonus a mia moglie? Grande tema, Paolo. È quello, sta dentro la vexata question, si scrive su Twitter, la complicata questione del quoziente familiare. La affrontiamo nella delega Io visito licei e scuole. Dico che sulla cultura occorre attrarre fondi anche privati. No? I sindaci stanno aspettando risposte su edilizia scolastica, scrive Riccardo Pasquino. 4.500 sindaci mi hanno inviato email. Abbiamo tolto dal patto di stabilità le loro richieste. Ci siamo. Questa è una cosa molto importante, eh? Peccato soltanto che è talmente importante che ho sbagliato a scriverlo. Allora, abbiamo ricevuto 4.500 richieste,
abbiamo tolto dal patto di stabilità gli interventi sulla scuola. Questa è una cosa che è importantissima, sarebbe fondamentale discuterne, la affronteremo non soltanto su Twitter. Quella dell'unità di missione della scuola sarà un grandissimo lavoro che da giugno porterà un sacco di cantieri sparsi su tutto il territorio e sarà l'inizio di una grande scommessa educativa, perché poi l'aspetto educativo è l'aspetto centrale, tiene insieme la cultura, l'educazione, la RAIS, tante cose divertenti. Appena abbiamo finito di fare le cose urgenti iniziamo a fare le cose divertenti, però al di là delle battute credo che sia molto importante che si parta dall'edilizia scolastica. Non saremmo stati credibili se avessimo iniziato un progetto di rinnovamento educativo senza partire dall'edilizia scolastica. Gli interventi sulla scuola saranno 3,5 miliardi di euro. Sugli 80 euro avevi detto che si andava a decrescere fino a 30.000 euro. In realtà si va a decrescere fino a 26.000 euro, che sono comunque più di 1.500 euro al mese. Questo è comunque più di 1.500 euro netti al mese promessi. Lorenzo Nicolosi, il debito in aumento dal 127% del 12 al 132,6% del 13. Riuscirete a rispettare i vincoli e a far ripartire l'economia? Qui c'è un passaggio, questo è il rapporto con il PIL, perché il PIL è negativo e nel debito confluiscono sia gli interventi per il fondo salva stati, cioè per dare una mano ai paesi messi peggio in Europa, perché poi, diciamo la verità, noi in Europa siamo contribuenti attivi, cioè siamo persone che danno più soldi di quelli che portano via. Allora, ragionamento complesso, le cifre che citi si riferiscono al rapporto con il PIL, che in questo anno è stato negativo, è stato un disastro più che negativo. Comunque rispettiamo, comunque la risposta è sì, rispetteremo i vincoli e faremo ripartire l'economia, poi lavoreremo per cambiare i vincoli, come è noto, l'ho già detto tante volte. Rapporto sul PIL, così ci sta dentro tutto, se no eccolo qua. Necessario prendere, scrive Angelo D'Ambrosio, vi risparmio la domanda su Quadrato e su Tsipras. Perché sono collegate, ci sta dentro anche Puzzo, una domanda di Woland che credo abbia qualche problema personale. Necessario prendere task force esperti in informatizzazione per creazione di network di database per dati dei cittadini. Questo è un grandissimo tema, gli open data o open data. Noi non credo che abbiamo bisogno di network di esperti, noi abbiamo bisogno di mettere online tutti i dati, il processo di open data, e poi di consentire nella gestione dei big data più correttamente, che cosa? Di consentire la possibilità per una startup che vuole creare un'applicazione ad hoc, per un cittadino che vuole semplicemente controllare come vanno le cose, di avere il libero accesso totale a tutti i dati. Quindi non è che non servono, la task force è importante, ma il punto è allargare la disponibilità di tutti i dati a chiunque. Questo è il processo di Open Gov e di Open Data. Chiamo Open Data perché Open Gov non ci sta, cioè Open Data e Open Gov insieme non ci stanno. Gli affitti in nero a prezzi assurdi, questa è la lotta all'evasione di cui parlavamo prima. Tra l'altro segnalo che sull'evasione noi possiamo fare di più, come? Non attraverso i blitz, ma attraverso ancora una volta l'innovazione, l'incrocio dei dati. Se io so che quella casa è sfitta perché non risulta un contratto d'affitto, perché magari è pagato in nero, però vedo che c'ha le bollette e le utenze segnate,
è del tutto naturale che il controllo che posso fare su quella casa lì è molto più mirato, è molto più capace di far emergere il nero. Poi c'è il tema se magari quel contratto è siglato a meno e c'è una parte fuori busta. Però il concetto è che l'innovazione tecnologica, ho fatto a voce degli esempi per mostrare come l'innovazione tecnologica possa aiutare la lotta al nero, all'evasione. Sono le 14:37, quindi abbiamo ancora qualche minuto. Sì, però non posso rispondere alla domanda, soprattutto è per ciò che riguarda le tematiche ambientali. Sembra quella, fai una domanda a piacere, cioè, ragazzi. Cioè, Matteo risponde con tutti i limiti, è un meccanismo che funziona se ci sono domande specifiche e puntuali. Se alla partita del cuore davano un rigore, lo tiravi tu o Baggio? E qui siamo alla vicenda personale. Ho spiegato su Facebook perché non giocherò alla partita del cuore. Quindi può tirare tranquillamente Baggio. Si può tirare tranquillamente Roberto. Ale. Pepito Sbazzeguti, che ha la foto straordinaria, lo segnalo, Pepito, c'è un rischio di un taglio del debito pubblico italiano come è successo in Grecia, lo chiede mio nonno che ha i bot, nonno può non preoccuparsi. Tu vedendo l'immagine sì, vedendo l'immagine del profilo sì. La battuta si scherza, anche se no la faccio tutto uguale. Dirigenti pubblici valutati per meriti non solo da DG ma anche dal personale e dei colleghi. Questa è una buona tesi di Olivieri Pennesi, con un S davanti sarà un nome, mentre Pino Giordani sotto Matteo, perché non parli anche di Viasone? Non so dove eri fino a questo momento. Dicevo, sì, questo tema dei dirigenti da valutare anche dai lavoratori e dai colleghi è molto interessante, soprattutto perché in alcuni paesi c'è e funziona. Intanto abbiamo messo, studieremo questa possibilità. Intanto da Palazzo Chigi abbiamo iniziato a innovare. Una parte del premio verrà corrisposta soltanto se alcuni criteri di valutazione del paese saranno positivi. Il PIL, il ranking nel Doing Index Business della World Bank, graduatorie internazionali sulla competitività. Ecco, questo è un passaggio. Una parte della retribuzione legata al paese, allo stato del paese, mettiamolo in questo modo. Salve, non ho capito se le province saranno abolite anche fisicamente a livello di confini territoriali. No. Abbiamo abolito i politici dalle province, abbiamo eliminato i politici dalle province. Intanto. Poi andremo sugli uffici periferici. Faccio un esempio. Che senso ha che la Ragioneria Centrale del Generale dello Stato abbia le sedi in tutte le province? Che senso ha che, ora vedo Sensi che mi fermo, perché Sensi, chiocciolina, si è messo le mani nei capelli e ha detto devi smettere, quindi mi fermo, mi blocco. Quindi ho fatto un esempio sulla Ragioneria Generale dello Stato e Nonfup si è arrabbiato, fortunatamente non c'entra, per cui il problema non si pone. Abbiamo le ultime tre, che almeno poi andiamo, 140 nuovi risultati. Che rispondono a quelli che dicono sei più di destra? Giuseppe Cannata. I fatti parlano per noi. E sulla possibilità che Bondi transfughi da noi questa. Allora, i fatti parlano per noi.
retribuzioni. La nostra manovra è incentrata sulla giustizia sociale. Bondi, anche no, grazie. Nel senso che il punto di Sandro Bondi è molto semplice, che lui sta, Bondi è innamorato di Forza Italia e di Berlusconi, e quindi naturalmente sta dall'altra parte del campo, quindi sta dall'altra parte del campo, mettiamola così. Campo, tranquillo. No, proprio. Il Partito Democratico Calabrese ha bisogno di rinnovamento, mica solo il Partito Democratico Calabrese. Perché messaggi diretti? Eccolo qua. Mica solo il Partito Democratico Calabrese, tranquillo. Ma non era meglio dare gli 80 euro a chi prende lo stipendio o a chi non prende lo stipendio ai cassa integrati? Non è elemosina. È misura di rilancio dei consumi e di giustizia e di equità salariale. Un dirigente pubblico in città prende dai 60 ai 100.000 euro con 40.000 abitanti. Un taglio a loro no, solo mazzate a noi. A noi chi, scusi, Roberto Duc? A noi chi, scusi, Roberto? Scusi, Roberto, lei prende più di 240.000 euro? La mazzata, o presunta tale, l'abbiamo data solo a chi prende più di 240.000 euro. Lei fa parte del club? Auguri, nel caso. Va bene, le ultime. No, sto pensando, come dice, avevi paura di sfigurare con Battistuta e Antonioni, e poi si passa a Fioroni e Bindi, quindi c'è, cioè, come molto interessante il Matteo risponde, perché veramente poi ci sono i fake che come solito sono straordinari, quindi siamo al dice, le devo riconoscere grande dinamicità, velocità inattesa e nuova nella politica, spiazza gli avversari. Quanto può reggere? Che fa Portasfigale? Cioè, che fa? Portaiella? Spero tanto. Che fa Mario? No, Portaiella non sfiga, non si dice. Bello che questo computer, anziché Portaiella, dice Portanella, che sembra... Ecco. Guardiamo le ultime due. Tolto il segreto di Stato sulle stragi, lo Stato confessa i suoi crimini e criminali. Ma io su questo tema del segreto di Stato veramente trovo una polemica incomprensibile. Noi vogliamo un paese che sia il paese più trasparente possibile, un paese in cui i dati siano accessibili online, in cui la formazione della legge o del procedimento amministrativo non dipenda dal singolo amministratore o dal capo di gabinetto, ma dalla coerenza delle regole, dalla trasparenza, dalla chiarezza, e dove di conseguenza abbiamo mandato un sacco di faldoni fuori dagli archivi riservati nell'archivio di Stato a disposizione di chiunque, a disposizione dei cittadini, dei giornalisti, dei commentatori. Noi non dobbiamo essere il paese della nebbia, ma il paese della chiarezza. Dopodiché ho visto polemiche anche su quello. E allora dico, vabbè, allora se siete nervosi ditelo, che ci dobbiamo fare. Matteo, che tempo fa domani in Sardegna? Questa non sono in grado di rispondere. Facciamo l'ultima botta di risposte, o meglio di domande, vediamo quante sono ancora. 199.
nuovi risultati. Io devo andare perché ho questo appuntamento molto importante. Cosa rispondiamo a Di Maio che fa polemica sul tuo stipendio? Lui che ne prende due, no, non credo che ne prenda due, credo che prenda il doppio di me, ma questo è un altro discorso. Ma non farei polemiche con nessuno. Sorridi, è meglio. Ci sono un paio di frasi in fiorentino che vi risparmio. È bello perché sta abbastanza arrivando altre domande. Stanno arrivando molte domande che sono risposte a loro volta di altre questioni. Cosa prevederà la riforma della dirigenza in pubblica in un tweet? Andiamo adesso a fare la riunione, Mariella. Più merito, più mobilità, più qualità. Questo è un tweet al volo. Per il sud cosa fa? Ho già rivisto, riportami il pallone mio. Perché non pagare i politici con i titoli di Stato? Vabbè, queste sono tutte domande molto molto interessanti. Becco veramente l'ultima perché altrimenti non riusciamo a restare nei tempi che ci siamo dati, però vi ringrazio perché è veramente interessante. Questo sul Senato, solo le domande comode a quelle scomode, sono qui fisso a domandare Fiorello Vespa Gate, lascerei Fiorello e Vespa, io ho organizzato la partitella, vabbè, ci stanno facendo tutta una serie di domande divertenti, ma eccolo qui, Lampi Brescia, una parola sui dubbi dell'Ampi, così entriamo anche in mood 25 aprile, sulle previste riforme istituzionali. Da iscritto all'Ampi dico che questa polemica è per me assolutamente incomprensibile. Sulle riforme a che punto siamo? Così chiudiamo questo passaggio con le riforme. Noi abbiamo la legge elettorale che ha già passato alla Camera e sarà una legge elettorale che darà a chi vince finalmente la certezza di essere il depositario delle responsabilità, perché se arrivi primo e vinci eventualmente anche al ballottaggio, poi governi. Non è come oggi che non si sa mai chi vince le elezioni, e non è un caso che molti di quelli che si lamentano, ma guarda, Renzi è arrivato attraverso una manovra parlamentare anziché un voto elettorale, non vogliano oggi fare una legge elettorale che dia garanzie a chi vince di governare. Quindi primo tema, dobbiamo dare certezza di diritto a chi vince. E il ballottaggio è il punto fondamentale. Tra l'altro questo è un principio costituzionale, non se ne parla mai, ma quando si dice la sovranità appartiene al popolo, perché il popolo esprima la sovranità, è fondamentale che sia messo in condizioni di agire di conseguenza. Primo tema. Secondo tema, la legge sulle province andava, voi il 25 maggio sulle province non votate, e nemmeno noi naturalmente, quindi nessuno vota, ha fatto positivo, risparmio di costi, vedrete che sarà anche un risparmio di mentalità proprio molto molto interessante. Terzo punto, la legge costituzionale che a sua volta tiene insieme tre elementi diversi. L'abolizione del CNEL, questo è facile anche se non l'ha mai fatto nessuno, ma è facile, cioè di un ente inutile. Non so quanti di voi adesso a casa stasera non ceneranno perché stiamo abolendo il CNEL, sarete disperati, immagino, ma come, aboliamo il CNEL? E adesso che si fa stasera che stanno per abolire il CNEL? Due, il tema del titolo quinto, cioè del rapporto tra Stato e Regioni, molto interessante, molto importante e significativo anche questo. Perché il rapporto tra Stato e Regioni in che cosa comporta? Comporta che c'è troppa confusione oggi. Non si sa mai se una responsabilità è dello Stato, delle Regioni o viceversa. Quindi chiarezza su questo. Terzo, e non solo, ma poi anche una bella regolata alle Regioni che ne hanno bisogno, indennità dei consiglieri regionali, via i rimborsi. Il consigliere regionale non può guadagnare più del sindaco del comune capoluogo, una cosa importante.
E su questo sono tutti d'accordo. CNEL e Titolo Quinto mi pare che siano tutti d'accordo, e non è poco, sul testo del governo. Poi c'è il passaggio sul Senato, che ancora non è del tutto chiarito, ma che prevede sostanzialmente che il Senato non dia più la fiducia, non sia più eletto direttamente, non dia il voto sul bilancio, e che sia un Senato quindi che supera il bicameralismo perfetto. Stanno ancora a discutere se i componenti devono essere i presidenti delle regioni e i sindaci, o se, chiede qualcuno, una parte sia elettiva, il che è una contraddizione rispetto all'impostazione di fondo costituzionale. E qualcuno invece non è contento perché ci sono 21 personalità espresse dal Presidente della Repubblica. Ma il punto fondamentale è che tu, togliendo l'indennità ai senatori e facendo del senatore un sindaco o un presidente della regione che lavora sul territorio e una volta alla settimana va a Roma a discutere di leggi che riguardano le regioni e l'Europa, fai una rivoluzione. Semplifichi il procedimento legislativo, perché le leggi le fa la Camera. Il Senato ha soltanto il compito di controllare le questioni che riguardano regioni e eventualmente rapporti con l'Europa, non molto di più. Questa è l'idea che va a, finalmente, una volta per tutte, non soltanto a ridurre i costi della politica, ma anche a ridurre i posti, oltre che i posti con la P, perché ce ne sono troppi, soltanto in Italia c'è 1000 parlamentari. Ma dove siamo? L'America ne ha 500, e noi ne abbiamo 1000, quindi... Da iscritto all'AMPI dico che la riforma costituzionale proposta va nella direzione dei valori che tutti noi difendiamo. Bene, vediamo se recupereremo un Matteo Risponde anche più in là. È stato, non so quante domande, abbiamo fatto una trentina, un poco meno, una ventina. Mi spiace che non sono riuscito a rispondere non soltanto a tutte, ma anche a poco. Moltissime questioni riguardano l'evasione. Tutti sappiamo che il discorso degli 80 euro, facciamo questo e andiamo via, è solamente propaganda elettorale. Meglio l'uovo oggi che la gallina domani. Oh, ma è l'unico provvedimento di campagna elettorale della storia delle istituzioni democratiche occidentali che arriva dopo le elezioni. Ma di che stiamo a parlare? Gli 80 euro arriveranno dopo le elezioni, e tutti a dire: ma è provvedimento elettorale. Non è un provvedimento elettorale, è una rivoluzione nel modo di concepire il rapporto tra Stato e cittadini. Lo Stato inizia a restituire, i politici tagliano, diciamo, stringono la cinghia, e la gente torna a recuperare un po' di soldi. Non c'entra niente la campagna elettorale. Tant'è vero che in busta paga, ve lo dico, il giorno delle elezioni sti soldi non l'avete. Quindi il problema non si pone. Si pone da tre giorni dopo, dal 28 al 27, per chi ovviamente riceve lo stipendio il 27. Prima ci dicevano che non avremmo mai realizzato un governo metà donne e metà uomini, poi che non avremmo mai fatto un provvedimento di riduzione delle tasse di 10 miliardi, poi che anche se l'avessimo fatto non avremmo trovato le coperture, che la mia era soltanto una televendita, poi che non era una televendita ma comunque bisognava aspettare il DEF, poi è arrivato il DEF e hanno detto bisogna aspettare il decreto, poi è arrivato il decreto e hanno detto sì però le coperture non vanno bene, poi sono arrivate le coperture e hanno detto è manovra elettorale. Ragazzi, datevi pace, questi soldi arrivano, la rivoluzione nel rapporto tra cittadini e Stato è iniziata. E per chi continua a fare polemica, noi rispondiamo nel modo più semplice e più tranquillo, cioè lavorando e evitando di inseguire le meschinità degli altri. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.